Allora, agli amici della rete, perché voi in sala vi abbiamo già fatto un'ampia e dettagliata introduzione, agli amici della rete diamo il benvenuto su questo canale ad altissima velocità e tecnologia che si chiama Live on LTE. Allora, iniziamo subito dal nuovo marchio che comparirà sulla carena. Il team Pedercini si chiamerà GZAP quest'anno e chiamerei Massimiliano Concas qui subito per iniziare a parlare di questo marchio. Ciao Massimiliano, benvenuto. Ciao a tutti. GIS, GIS è un'esclamazione, GIS vuol dire ah, ci picchia. Semplificando molto, diciamo che se fino ad oggi lo standard di comunicazione multimediale dell'azienda è stato il sito web, sì, il prossimo standard sarà è sicuramente l'app, con il trucco e il vantaggio di essere nella tasca dell'utente. Quindi, certo. Cioè di essere nel telefonino, di esatto, essere, il telefonino è quello che tutti hanno sempre dietro, il gadget, l'oggetto, lo strumento più irrinunciabile della nostra vita. Perché Kawasaki, perché Team Pedercini, perché Mondiale Superbike? È facile. Allora, iniziamo intanto perché Luca? Luca perché è un pilota che quest'anno darà sicuramente il massimo di sé, è un pilota che a noi piace tantissimo, ha uno stile bello, non dico unico, ma ha uno stile veramente, veramente al top da vedere in pista. Il team Pedercini perché è sicuramente il miglior team privato della Superbike, la Superbike perché la Superbike ha ancora un ambiente, diciamo, non vorrei dire low profile, però meno complesso, più amichevole, no, più friendly, ecco, e soprattutto, molto più friendly, e soprattutto vivrà una grandissima visibilità quest'anno. Il testimonial dà qualcosa di noi, ma noi vogliamo allo stesso tempo essere testimoni dei valori che questo atleta porta sulla pista. Lucio Pedercini, subito qui. La Evo praticamente sarà una superbike con il motore di serie e l'elettronica di serie, quindi diciamo che i costi si abbassano notevolmente. Luca Scassa qui con noi, pronto. Buongiorno, ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Sì, sono pronto, quindi vediamo di partire. Partiamo venerdì, quindi torno a casa, faccio la borsa. Kawasaki, Evo. E si va all'attacco della Evo. Sono quasi più l'Evo delle... No, sì, sono secondo più me l'Evo. Siamo metà Evo e metà Factory. Io non ho fatto 13-10. Allora siamo più noi. Se avessi dovuto scegliere una moto senza fare retorica, avrei scelto questa, perché la Kawasaki ovviamente, vabbè, è campione del mondo di Superbike l'anno scorso, quindi tutti vorrebbero quella. Anche questo motore qua c'ha più di 200 cavalli alla ruota. Massimiliano, vieni su con noi, no? Scatola del cambio che si decide alla prima gara e poi a quella per l'ultimo anno. Quindi non c'è più il pilota che voglio la quinta lunga, voglio la quarta corta. No, noi diciamo che il motore questo, quello stradale, è un bene perché essendo una moto stradale c'è la prima molto molto corta, quindi per noi in pista, infatti con la stock in alcune piste come Imola, dove ci sono curve molto lente, soffriamo molto. Invece qua siamo messi bene. È bella, posso aggiungere questo, anche secondo me l'arancione... L'arancione sta, siamo un incontro fra esteti, praticamente. È bella la squadra, è bella la cornice. Ringrazio team che ci permette l'emozione della diretta. Forza Luca. Allora, Luca, grazie. Grazie Lucio. Diamo un'occhiata ai dettagli. Evo,
nuova frontiera della Superbike, arrivata al 27° anno. Perché se fai così, ma funziona. Parte. Certo che funziona. Che meraviglia. Che portiamo le cose finte. Ma aspetta, scusa, che cosa spento, ma possiamo, possiamo metterla in moto? No, sta buona. Non c'è benzina? Non so. Vediamo se in diretta live on LTE se c'è benzina. C'è anche la benzina. Allora. Siamo riusciti. un applauso alla brava moto. Brava la moto.